Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Anche oggi siamo qua con un'altra guida perché vi sono piaciute e soprattutto vi sono molto utili. Vi consiglio anche di guardare le altre perché almeno su Foot ne farò tipo 6. Penso sia ovviamente la categoria in cui ne farò di più, anche perché intanto è la mappa più giocata, la mod più giocata, scusatemi, ed è anche quella che ha più mappe. Di conseguenza ha bisogno di più video. Prima di partire, tanto la mappa l'avete vista oppure l'avete sbirciata, vi ricordo il codice PlayerD in fondo allo shop, dato che sono uscite anche, penso, il set di skin più discusso, ovvero queste qua della Infriend. Ci sono a tanti a cui magari ne piace un paio, a tanti che hanno detto proprio veramente che non sono piaciute. Comunque, nel dubbio, se dovete shoppare qualcosa in fondo allo shop trovate la possibilità di mettere il mio codice, mi raccomando. E poi se volete taggarmi trovate tutti i social qua sotto in descrizione. Allora, oggi siamo con una lobby un po' mistica, intanto potete già spiare chi c'è, sono anche live a sto giro mentre sto registrando, e abbiamo deciso di portarvi come guida Camp Brawl, una mappa in cui vanno bene veramente tanti brawler, ma vi ricordo che comunque questa guida è stata fatta apposta per dei player molto tranquilli, perciò una guida che può andare bene per chi inizia da poco, chi è già magari un pochino che gioca a Brawl, che magari fa i rank 25, i rank magari 30, insomma un giocatore tranquillo, nulla di eccessivo. Magari quelli un pochino più bravi possono prendere spunto, ma insomma nulla di che. Allora, detto questo, su Camp Brawl qua strategia standard, sicuramente un buon mid long, che può essere Bo, che è in meta, ormai lo sapete dai video. Possiamo usare anche Bella, che qua mi piace tanto, e anche Lola, che è molto forte. E poi qua, ragazzi, di lane c'è veramente un'ampia scelta. Sicuramente molto di più di Campetto, che se non sbaglio è l'ultimo video che avete visto. Qua possiamo usare, per esempio, i classici Spike, Janet, Stu. Possiamo usare anche Daryl. Attenzione, qua sicuramente i tank sono un'ottima... sono una buona scelta, non ottima, però sicuramente Daryl qua può regalarvi qualche soddisfazione. E comunque, ragazzi, la solita gamma di lane, tanto quelli che sono OP in tutte le mappe. Detto questo, come sempre adesso ci prepariamo due comp da farvi vedere, così potete prendere spunto, e vi facciamo vedere un attimo in gioco poi come dovrebbe andare una partita tipo. E poi come ultima cosa ci sfidiamo, perché questi sei player non ce l'ho mai avuti tutti insieme in lobby, facciamo una sfida, no? Con le migliori comp che ci vengono in mente e vediamo poi chi vince. Allora, eccoci ragazzi. Allora, come sempre qua partita spiegazione, vi diamo spunto su due comp. Allora, noi per esempio ci siamo messi Bo mid in questo caso, che vabbè lo sapete ormai è buono, non ve lo dico nemmeno, il Karl e Griff lane, un attimo... una mancanza. Dall'altra parte mi hanno dato uno spunto anche in live, una bella comp, Lola mid, che è veramente molto buona, con Gale e Karl. Qua ragazzi sia Gale, sì, Gale e Spike, non so perché è diventato un Karl anche dall'altra parte. Come vedete anche loro si sono posizionati così. E qua ragazzi un classico gameplay è ovviamente stare attenti allo start, perché prendere la parte centrale della mappa è fondamentale. Qua tante volte non si va a giocare proprio sui lane molto laterali, magari tante volte allo start si parte con uno o due brawler nel mid. Ovviamente chi riesce a prendere il sopravvento nella parte centrale è molto avvantaggiato, anche perché, per esempio, facciamo finta che Yoda mi prende il mid, lui è qua, io sono qua dietro, io non lo vedo. Giustamente se sparo, io ovviamente in questo caso dovrei sondare le lane, ma lui ha un grande vantaggio perché non lo vedo. Dall'altra parte ovviamente se io mi infilo nel mid e provo a pushare, se lui non mi vede ovviamente è un grande vantaggio. Oltretutto dal mid posso facilmente raggiungere sia destra che sinistra se qualcuno va a dar fastidio ai miei compagni per aiutarlo, che vi ricordo ovviamente il mid deve sempre dare una mano ai lane quando ha la possibilità. E niente ragazzi, il gameplay è questo, potete scegliere sicuramente lo start. Io vi consiglierei di passare, dato che state tutti di qua, di passare subito dalla parte centrale e provare a prendere il proprio il mid della mappa. Poi di conseguenza magari i lane si allargano e vanno a fare effettivamente lane, però lo start secondo me comunque è molto buono riuscire a prendere la parte centrale, anche perché poi come detto vi dà vantaggio. E allora ragazzi, detto questo, abbiamo messo tutte le premesse, vi abbiamo fatto vedere due sicuramente buone comp, la prossima la vedrete giocando e vediamo chi vince. Vai vai, bravo Solga. Allora, vediamo un po'. Ok, loro non hanno cambiato. Noi vi abbiamo dato un'altra variante di comp che potete fare.
Come vedete subito abbiamo provato lo start per prendere il mid. E come vedete io posso andare ad aiutare i miei compagni. Ora lasciate perdere che ho missato tutti i colpi, che magari quello non è proprio il massimo. Ok. Vediamo, qua abbiamo Francesco, il mio moderatore. Vabbè, qualcosina. Il Carlo, è vero, non avevano il Carlo, ora l'hanno messo. Hanno fatto qualche cambio. Attenzione Manuel. Attenzione Manuel. Un bel gol. Vediamo subito lo start di riprendere il mid, che ci dà tanto vantaggio. Come vedete io qua posso andare ad aiutare anche i miei compagni. Ho schivato bene il... E qua niente, ragazzi. Penso il video con più colpi missati della storia. Ora attenzione, perché trova il varco. No, non lo trova perché mi vengono a prendere. Peccato. Praticamente contro ho metà dei miei moderatori. Sicuramente si vorranno vendicare. Vediamo, Comunque belle ragazzi, su questa mappa mi è sempre piaciuta veramente tanto. Tanto range, colpi veloci e riesce facilmente a dare una mano. E qua penso che Manuel riesca a segnare. Ok, ce la siamo anche portata a casa. Comunque due belle comp. Potete prendere sicuramente molto spunto. E allora ragazzi, vi lascio con questa schermata qua, così vedete anche tutti i nomi, perché giustamente loro sono stati molto carini che mi sono venuti a dare una mano. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi consiglio di andare a vedere tutta la serie, perché poi cambieremo anche modalità. E niente ragazzi, un bel like, un bel commento e noi ci vediamo al prossimo video.